Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. In questa festa di San Giuseppe vogliamo svelarvi un segreto. Nel cammino spirituale non puoi bypassare l'amicizia con i santi. Senza un'amicizia speciale non vai da nessuna parte. Questo segreto l'ho imparato leggendo la vita dei santi. Loro stessi avevano altri santi come amici. Sentite Teresa d'Avila. Io invece presi per mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre e protettore mi aiutò nella necessità in cui mi trovavo e in molte altre più gravi in cui era in gioco il mio onore e la salute della mia anima. Ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla subito ottenuta. Sì, anche Teresa ha cominciato come tutti, chiedendo aiuto, ma chi non lo fa? Ti aggrappi appunto a tutti i santi in certe situazioni della vita. Ma devo dire che cosa migliore sarebbe sceglierne qualcuno e non tutti, o ancora meglio lasciarsi scegliere da qualcuno di loro. Perché tu nasci in un giorno di un santo e la tua parrocchia è dedicata a un santo e la tua città ha un libro, una citazione scritta su un muro, su pregaudio, ti avvicina ad un santo, è il santo che ti chiama. Pensate alla storia di Carlo Acutis che il 1 gennaio 2006 pescò nella sua parrocchia il santino di Sant'Alessandro Sauli nel 500 vescovo a Pavia, che si festeggia l'11 ottobre, lo stesso giorno in cui fu decretata la morte cerebrale di Carlo Acutis, il giorno della sua chiamata al cielo. San Giuseppe per me è stato un santo a cui tenevo, ma è diventato speciale nel momento in cui ho messo piede al punto giovane. Infatti la chiesina adiacente all'oratorio da sempre è dedicata a questo santo. E così siamo diventati amici. Poi cosa fai? Cerchi nella vita di attirare la sua amicizia, di coltivarla e di custodirla. Come Santa Teresa del resto, che confessa i suoi slanci spirituali a volte solo per compiacerlo. Sentite. Procuravo di celebrare la festa di San Giuseppe con la maggior possibile solennità. È vero che ci mettevo più vanità che spirito, perché volevo che si facesse tutto con ricercatezza e scrupolosità. Ma l'intenzione era buona. Del resto, era questo il mio male, che appena il Signore mi faceva grazia di intraprendere qualche cosa di buono, lo frammischiavo a molte imperfezioni e mancanze. Dio mi perdoni se per il male, le ricercatezze e le vanità usavo invece tanta industria e diligenza. Mi sento ora in buona compagnia. Quanto lavoro su Pregaudio per render viva questa festa di San Giuseppe, la novena, la veglia, il nuovo podcast, il boom degli ascolti. Figurati se in tutto questo non soffia anche lo spirito di vanità, ma pazienza. Come spiega Teresa, l'amicizia di un santo va comunque al di là dei nostri egoismi. Come dico sempre, Dio scrive dritto anche sulle righe storte, ma perché coglie comunque il bello e il buono che sottintendiamo.
è quello che ci salva. Dio è molto più propenso a farci dei doni rispetto a quanti gliene chiediamo. Allora forza, cosa aspettate a fare amicizia con San Giuseppe e il suo giorno? Abbiamo proprio bisogno delle sue grazie in questo momento storico. E se non lo avete fatto ancora, ascoltate il primo episodio su Santa Teresa d'Avila e l'amicizia con San Giuseppe. Siete in macchina? Benissimo. Ehi Siri, ascoltiamo il podcast Santa Teresa d'Avila. Ok, il podcast Santa Teresa d'Avila è in arrivo. Santa Teresa d'Avila, una donna per i nostri giorni.